sono Fabio Attanasio, ho fondato il blog The Bespoke Dudes e lavoro come giornalista freelance. E il blog The Bespoke Dudes si occupa di sartorie ed è il primo blog in Italia che parla di sarti. Siamo da Chamat, Chamat è una sartoria che apprezzo perché diciamo hanno rivoluzionato il modo di fare le giacche da uomo classiche. Perché? Cosa hanno di particolare queste giacche? Queste giacche sono completamente svuotate di canvas all'interno, hanno solo un piccolissimo strato di cotone, di Silesias. E il bello di queste giacche è che, pur non avendo struttura, perché non c'è il canvas, la tela serve a dare rigidità, a impostare la struttura di una giacca, queste giacche, grazie al taglio, alla lavorazione, stanno su. E ad esempio questo è un ottimo esempio di giacca completamente destrutturata, sembra quasi insomma una vestaglia in senso positivo del termine, e vediamo qui che insomma la giacca è completamente leggera e morbida. Questa presenta tre tasche applicate, è un quattro bottoni con dei bottoni particolari. La particolarità delle loro giacche è anche la tipologia di giromanica, perché è un giromanica chiuso, quindi sia la rimessa della spalla che la rimessa della manica sono tutte sotto la manica, dando questo effetto di manica aggrappata. Ecco, questo invece è un monopetto, tre bottoni stirato a due. Il bello di queste giacche qui è che l'asola viene cucita anche al contrario, a differenza delle ultime due. La prima asola, che è quella che non viene usata, viene cucita anche al contrario. Questa giacca presenta poi due tasche applicate e un taschino a barchetta, un revers abbastanza largo. Quali sono le particolarità di questa sartoria? C'è un cran, che è questo spazio tra il collo e il bavero, che ha 90 gradi. E una tasca molto particolare, che ha questa forma sciabolata che sale dietro, degli spacchi molto profondi, un tipo di giacca con degli spacchi molto profondi che verticalizzano la figura, e poi delle maniche un fondo manica molto, molto sottile. Questa è una giacca completamente destrutturata e sfoderata, insomma, quindi non c'è nulla ed è morbidissima e sta addosso. Nonostante ciò sta bene, sta su, non è una giacca che si appende addosso. Poi ha un collo molto alto che dà questa sensazione di salita, di discesa e poi di risalita grazie a questa manica un po' aggrappata. Adesso siamo da Bowtie Madrid, che è un brand di scarpe fatte in Spagna. Io mi piace definire un brand da gentleman, perché presenta tre linee di prodotto. Abbiamo la linea classic, la linea vintage e la linea di espadrilles, e ha delle forme molto molto eleganti, molto particolari, in aggiunta a delle selezioni di materiali di primissima scelta. Questa ad esempio è un modello di linea classic premium, perché è cucita a mano Goodyear, presenta una lavorazione Goodyear nascosta e presenta una selezione di camoscio di prima qualità. Questo invece è un esempio di scarpa della linea vintage, una forma molto molto affusolata. Qui c'è una suola incollata, ma c'è un ottimo rapporto di qualità-prezzo. E sono comodissime e, come potete notare, tipico tra l'altro della lavorazione spagnola, la parte alta della tomaia è molto molto piccola, lasciando scoperta gran parte del collo del piede. Siamo da Red Sox Appeal, un calzaturificio che ha ben 176 anni di storia. Apprezzo il loro prodotto perché c'è una grandissima attenzione al dettaglio. A volte pensare alla calza può sembrare, un accessorio insomma un po' da meno, in realtà c'è un mondo dietro questo prodotto. Abbiamo visto, ad esempio, mi hanno mostrato delle calze in vanisé che sono anche le mie preferite, questo tipo di prodotto qui. Questo tipo di prodotto qui
non è in unica taglia, ma ha varie taglie in base alla grandezza del piede. Sono costruiti interamente, sono prodotti interamente con tessuti italiani, tutto fatto in Italia, con tessuti come Zegna, e sono secondo me un ottimo modo per dare un tocco di vivacità ad un outfit anche molto elegante, molto classico, come quello che può essere un outfit da gentleman o comunque che rientri nel mondo dell'eleganza maschile. Ad esempio questi sono dei colori che sono molto estivi, che possono essere spezzati sotto un jeans ma anche sotto un pantalone in cotone. Questo vanisè qui anche è molto particolare. Ad esempio loro cosa fanno? Propongono dei colori base molto semplici come questo qui e questo blu, e poi aggiungono delle varianti di colore un po' più particolari.